Ciao e benvenuto in questo nuovo video, io sono Federico Muriero e oggi ti parlo dell'allenamento al caldo. Niente butta. Ma io non vado mai. Dai. Partiamo con il primo aspetto da considerare, la termoregolazione. Il nostro corpo produce ATP a seguito di una conversione chimica dei nostri alimenti che noi ingeriamo nel tratto intestinale in energia meccanica, quindi con la contrazione muscolare. Questo comporta dispendio di energia e un rilascio di energia perché è una reazione fortemente esergonica che ci permette di termoregolare il nostro corpo, quindi mantenere la temperatura costante. È ovvio che con il caldo questa variazione è significativa, quindi noi dobbiamo fare attenzione a mantenere la temperatura corporea bassa idratandoci e spruzzandoci l'acqua addosso. Per quanto riguarda gli allenamenti quando fa caldo, quindi in estate, gli altri fattori che ci possono aiutare a mantenere la temperatura corporea costante, che ricordiamo essere 37 gradi centigradi, soprattutto durante l'esercizio fisico, questa è stata rilevata essere la temperatura ottimale per quanto riguarda la contrazione muscolare. Ci sono degli metodi come l'utilizzo di occhiali da sole e il cappellino o indumenti che siano abbastanza freschi, quindi non, come in questo caso, non indossare indumenti neri perché attraggono la luce solare e ci aumenteranno la temperatura corporea. Utilizziamo un cappellino, degli occhiali, magari dei vestiti corti e areati che ci permetteranno di traspirare e far evaporare il sudore mantenendo la temperatura corporea bassa. L'idratazione è fondamentale nella vita di tutti i giorni e ci farò anche un video a parte perché è estremamente importante, troppo spesso viene trascurata. L'idratazione ci permette, come detto precedentemente, di termoregolarci al meglio e di mantenere le nostre funzioni vitali in perfetto ordine. In particolar modo in estate, quando noi sudiamo maggiormente, quindi perdiamo più liquidi, dobbiamo reintrodurli e anche introdurre più minerali, quindi sempre bevendo acqua perché è la fonte principale che ci permette di assumere maggiormente minerali nel nostro corpo, e di mangiare più frutta e verdura perché ci permetteranno di assumere anche in questo caso acqua. Noi consideriamo sì l'acqua liquida come fonte di idratazione, ma anche gli alimenti sono una fonte di idratazione che va considerata. Cazzo, ho detto termoregolazione, idratazione. Ma qua non si sente. Infatti devi sperare che sia collegato bene perché sennò non si sente un cazzo. No, collegato è collegato. Oh merda. Cos'è che posso aver detto? Termoregolazione, idratazione. Tanto hai detto che ci fai un video a parte. No, sull'idratazione. Vabbè, cos'è che serve? In ultima analisi dobbiamo considerare l'alimentazione, che è sempre il nostro fattore principale. Poi per quanto riguarda il combustibile, quello che noi andiamo a mangiare ci permette di poi avere le energie necessarie per affrontare tutti i nostri allenamenti e mantenere la nostra condizione fisica al meglio, quindi a maggior ragione in periodi di carico e anche di maggiore esposizione al caldo, quindi un aumento del fabbisogno energetico basale, sarà indispensabile mangiare al meglio, quindi mangiare bene, mangiare vario e bene vario, e in modo razionale. In che senso? Evitando di eccedere da una parte o dall'altra per quanto riguarda alcuni tipi di alimenti. Troppo spesso si va a prediligere un certo tipo di alimento pensando che poi ci dia dei vantaggi incredibili, quando in realtà l'importante è avere l'equilibrio, quindi una dieta varia e equilibrata è sempre la prima regola. Per quanto riguarda questo video è tutto, se hai dei consigli scrivili pure nei commenti, se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, buoni allenamenti, ciao! We'll be right back.